pensiero di Gaetano Benedetti. Intanto vorrei aprire una riflessione sul concetto di pensiero in psicanalisi e di trasmissione del pensiero in psicanalisi. La prima cosa che a me viene in mente quando penso a questo è i pensieri senza pensatore di Bion. Bion ha ideato, ha pensato appunto un pensiero senza pensatore, che è quello che i pensieri non appartengono a colui che li pensa, ma passano attraverso il pensatore, cioè sono come preesistenti. E sorprendentemente, di fronte alla domanda, ma scusi, allora lei pensa che la psicanalisi, ad esempio, preesisteva a Freud? La risposta di Bion è esattamente così. La psicanalisi era un pensiero preesistente che si è incarnata in Freud, poi ha trovato in Freud un alfiere, o comunque l'ha portata avanti, ci ha creduto, ha lottato, l'ha diffusa, ma preesisteva. Cioè, questo è secondo me un punto molto importante perché poi da qui alcuni autori si sono chiesti: ma allora di chi sono le idee? Di chi è l'idea? Le idee psicanalitiche, ma le potremmo estendere a qualunque idea innovatrice o qualunque idea che trasforma. Mi viene in mente, ad esempio, di chi è l'idea della chiusura dei manicomi? Notoriamente si dà a Basaglia, ma in realtà era un gruppo di più persone, un gruppo che lavorava in tanti centri in particolare, che si è addensato in Italia, ma che comunque si muoveva un po' già in tutto il mondo in quegli anni straordinari. E anche per me, anche il movimento di deistituzionalizzazione, la chiusura dei manicomi, è uno di quei pensieri senza autore, ai quali tra l'altro dedicheremo, qui faccio un piccolo spot pubblicitario, ma ci vuole, cioè dedicheremo l'anno prossimo, se il Covid ce lo permette, sia un festival che si chiamerà Happening Senza Autore, un festival di arte e arte terapia per le psicosi, associato al convegno internazionale ISPS sulla terapia delle psicosi, che verrà proprio svolto a Perugia nel 2021, a 50 anni dalla chiusura del manicomio di Perugia e l'apertura della prima rete regionale di servizi territoriali nel mondo praticamente. E questo quindi lo celebreremo con questo happening chiamato senza autore, perché appunto, a parte che i nostri pazienti stessi non hanno un'identità e quindi sono senza autori, ma proprio per sottolineare questo. Di chi è l'idea, cioè di chi è, a chi appartiene. Le idee non appartengono a nessuno e appartengono a tutti, e tuttavia c'è un modo attraverso cui le persone si impegnano nelle idee e le trasmettono dall'una all'altra, e questo modo di trasmetterlo è molto interessante, perché è poi quello che crea i vari modelli di terapia. E qui c'è un pensiero molto interessante di Stefano Bolognini, che descrive i modelli terapeutici, quindi delle varie scuole, dei vari indirizzi, come impregnati di un transfert, cioè che tutti noi abbiamo con i modelli dei padri e delle madri a cui ci si riferisce, no? Questo soprattutto vale all'interno delle diverse scuole di psicoterapia, dei diversi indirizzi psicanalitici. C'è un processo di formazione nei quali c'è una trasmissione, come dire, del metodo di padre in figlio, un po', o da madre in figlio, figlia, come un po' nei laboratori artigianali degli artisti del Medioevo e del Rinascimento. E però diciamo che questo, che è una cosa molto bella, questa diciamo particolarità, questa diciamo artigianalità, questo lavorare su misura, lavorare proprio sul dettaglio, che è fondamentale, perché noi cuciamo degli abiti su misura sui nostri pazienti, cioè non è
pensabile di utilizzare dei modelli standard o di utilizzare degli abiti da grande magazzino. Cioè, il nostro lavoro ci richiede un lavoro di alta sartoria personalizzata, e in questo però ci possono essere delle problematiche o anche dei vantaggi. Diciamo che la problematica può nascere quando ci si identifica troppo all'interno di una scuola, di un indirizzo, di una corrente, ci si concentra troppo, ci si idealizza troppo, cioè il transfer, diciamo, è notevole perché la trasmissione del pensiero psicanalitico avviene attraverso non solo un modello cognitivo, non avviene soltanto attraverso una serie di nozioni che vengono trasmesse dall'uno all'altro, ma attraverso una partecipazione affettiva intensa, cioè perché soprattutto per le scuole di formazione psicanalitica c'è una relazione individuale con l'analista training, con il supervisore, con i supervisori, e questo clima affettivo certamente è oggetto ovviamente di transfer, di controtransfer, e se questo è troppo idealizzato, allora si rischia di svalutare le altre correnti, gli altri indirizzi psicanalitici, no? E quindi si rischia un po' di costruire una torre di Babele, perché tutti stiamo edificando, come diceva Benedetti, dico la torre di Babele dove non si comunica tra loro, ma Benedetti aveva una metafora invece positivizzante di questa che vi ho appena de adesso detta, cioè che è una metafora invece che può essere anche una realtà, che certe volte manca il dialogo tra indirizzi terapeutici, non solo all'interno della psicanalisi, ma tra la psicanalisi, le terapie cognitive, le terapie familiari, le terapie sociali. No, c'è il rischio che invece di costruire un edificio insieme, di costruire una torre di Babele dove non si comunica tra noi, e questo è un problema. La visione di Benedetti era una visione appunto positivizzante, perché lui mi disse una volta: ma per me la psicoterapia delle psicosi è come la costruzione di una cattedrale, cioè che inizia da non so, le cattedrali, no, sapete che cominciavano secoli prima di terminare, ci volevano insomma centinaia di anni a volte, per cui chi la cominciava non la vedeva finire, veniva finita dopo generazioni. E un po' lui paragonava questa costruzione della psicoterapia delle psicosi come un work in progress, cioè come veramente una co-creazione a più mani, a più menti, dove il tentativo era di comprendere l'incontro con un mondo e con un dolore che in superficie appare incomprensibile perché è troppo intenso, cioè è un dolore che frammenta la mente, è un dolore che provoca le angosce impensabili, il terrore senza nome. Quindi, diciamo, è necessario diciamo, costruire insieme sia un modello di comprensione, e poi finalizzato a creare un modello terapeutico dove avvenga, dove ci sia la coscienza che si sta facendo un'opera comune, e dove ogni mattoncino, dove ogni piccolo gruppo che lavora ha una certa parte della facciata, dei lati, del soffitto, insomma, che si abbia l'idea appunto di star costruendo un edificio insieme. Questa era la sua idea, che appunto è una idea che è in dialettica invece con l'idea della Torre di Babele. C'è sempre il rischio che prevalga, diciamo, la divisione, la separazione piuttosto che l'integrazione. Quindi, diciamo, se questo edificio crollerà o non crollerà, dipende anche da noi, e dipende da come noi comunichiamo, da come noi ci scambiamo le esperienze. In fondo, l'ISPS, fondato da Benedetti, l'ISPS è l'International Society for Psychological and Social Approach to Psychosis, cioè creato negli anni 50 da Benedetti e da Müller, e che riuniva veramente tutti i pionieri della terapia analitica delle psicosi all'inizio, ma poi ha incluso terapia familiare, terapia cognitiva, terapie artistiche, terapie sociali, ora anche le neuroscienze. Insomma, era proprio
voluta per creare questa comunicazione all'interno di questo grande edificio perché questo potesse, da un lato, diciamo così, potessimo noi migliorare il bagaglio delle nostre possibilità terapeutiche conoscendole e quindi utilizzare un intervento efficace su i bisogni diversi che i tanti diversi pazienti hanno. E in questo edificio ci sono chiaramente ci sono dei livelli, c'è cioè una base, ci sono vari piani. Non so, si può iniziare adesso restringendo il campo alla psicanalisi, non so, alla teoria di Freud, di Abraham, del disinvestimento libidico che provoca una rottura praticamente delle reti del pensiero, oppure Federn che pensa che i confini dell'io sono deboli e che quindi il mondo interno cade nel mondo esterno, cioè viene proiettato nel mondo esterno e il mondo esterno precipita dentro il mondo interno frammentandolo, oppure la Klein che ritiene che queste reti di pensiero si frammentano, quindi c'è questa terribile angoscia di frammentazione perché la pulsione di morte è troppo intensa, o Bion che poi ci dirà che sì, che concorda con la Klein, per cui questa pulsione di morte non solo frammenta l'io, ma non solo frammenta l'inconscio, scusate, non solo frammenta il pensiero, ma anche il linguaggio, anche l'apparato percettivo, per cui avvenga, cioè, c'è quel fenomeno degli oggetti bizzarri, della paralisi della funzione alfa, e così via. Insomma, adesso poi non li possiamo citare tutti: Winnicott, la carenza dell'holding, la Mahler con la fissazione alla fase autistica, la fase simbiotica. Ora, non posso adesso dirvi tutte le basi su cui poi, o tutti i livelli su cui si innesta il pensiero di Benedetti, ma il concetto è che lo sviluppo dei metodi, questo secondo me è un che lo sviluppo. Toglietemi l'audio, per favore. Toglietemi l'audio, se no non. Va bene. Mi sentite? Posso parlare? Non togliete l'audio a me. Mi sentite? Vabbè, vado avanti. Allora, ogni livello, cioè quello che è importante, dicevo, in questa costruzione del modello di questi vari livelli di un edificio è sapere che in questo sviluppo un modello non viene superato, cioè, o non viene perlomeno superato del tutto, cioè è sempre valido per certi pazienti, cioè il modello della Klein, che è stato chiaramente poi sviluppato da Bion, da Ogden, dagli intersoggettivisti, eccetera, eccetera, però non è che non è più valido, o lo stesso modello originario, il disinvestimento affettivo di Freud, non è che non è più valido, ma diciamo che se ne sono aggiunti altri e perché il modello terapeutico nasce nel confronto con una problematica clinica, cioè se ci troviamo di fronte, faccio un brevissimo esempio, diciamo all'interno del pensiero stesso di Freud. Freud è passato dal modello del trauma al modello del desiderio, è passato dalla prima topica alla seconda topica, cioè ha sviluppato una serie di teorie, ma queste non è che hanno invalidato le teorie precedenti. Lui le ha sviluppate di fronte a delle difficoltà, perché incontrava delle difficoltà con i pazienti e quindi elaborava nuove teorie. Ma questo non invalida quelle precedenti, perché con certi pazienti quelle precedenti servono. Cioè, con qualche paziente ci può essere utile il modello di Benedetti, con qualche paziente ci può essere utile il modello di Bion, con qualche paziente il modello di Winnicott. Cioè, perché appunto pazienti diversi sono diversi bisogni e diversi, più diciamo, conosciamo
i modelli, tanto più comunichiamo tra modelli e interventi terapeutici, tanto più il nostro intervento è efficace. Un po' come dice Bolognini, lui dice: ma c'è un dialogo interiore dentro di me tra le varie scuole, tra il pensiero dell'uno, dell'altro, dell'altro, cioè è una specie di concerto da cui io attingo durante le sedute per trovare, diciamo, la risposta giusta o comunque la interpretazione o la lettura che è utile di fronte a quella situazione che è difficile. Allora, ora, detto questo, io vi parlerò di un, praticamente non di tutto il pensiero di Benedetti, perché penso che andrei per le lunghe, ma solo di quel pezzo di cattedrale che abbiamo costruito insieme, e che nasce da una collaborazione che è durata 25 anni e che ha anche prodotto, diciamo, ha prodotto dei libri, degli articoli, 80 articoli che sono ognuno un piccolo figlio per certi aspetti. Però devo sorvolare su tutto il pensiero di Benedetti, che una parte, diciamo, è stata fatta con me, ma la gran parte è stata fatta con altri colleghi, con altre persone, con altri terapeuti, alcuni li sentirete qui e altri no, continuano all'Istituto di Milano, insomma, un po' in tutta Europa ci sono, soprattutto nella Germania, ci sono dei gruppi che lavorano col pensiero di Benedetti. Quindi io ve ne farò una piccola sintesi per mostrare anche l'aspetto affettivo dell'incontro con Benedetti, no? Dell'incontro del mio pensiero con il suo pensiero, per la costituzione di un pensiero comune che poi si intreccia con il pensiero comune a cui hanno partecipato i miei amici e colleghi che sono qui, Paolo Catanzaro, Simone Donnari, Nicoletta Mariucci, Giuliana Lantaloni, con cui abbiamo fondato la scuola di psicoterapia psicanalitica esistenziale e che abbiamo poi intitolata proprio a Gaetano Benedetti. Ma poi anche con tutti gli allievi che sono passati attraverso la scuola Gaetano Benedetti e quelli che poi rimangono ancora in contatto all'interno dell'Istituto Gaetano Benedetti, con le loro idee nuove, con i loro stimoli, con i loro rapporti appunto di bottega all'interno di questo laboratorio di co-costruzione di terapie, li arricchiscono e le vivificano e rendono vive, le incarnano nelle nuove generazioni in queste sue idee. E poi qui vedrete in particolare, ne vedrete insomma alcuni esempi proprio in queste relazioni che seguiranno. Allora, due parole però prima di parlare di quali sono i punti di contatto o i punti, diciamo, su cui abbiamo insieme lavorato. Due parole sulle basi le dico, cioè quello che era, diciamo, qual è proprio, secondo me, uno dei pilastri, o i due o tre pilastri, ma se ne possono aggiungere molti, del pensiero di Benedetti. È il primo, che ed è proprio il fondamento centrale del pensiero di Benedetti sulle psicosi, è la riflessione che c'è un'assenza dell'identità nel paziente psicotico, e questa assenza di identità ha a che vedere con una patologia del confine. In questo, diciamo, come vedete, si innesta con tutto il pensiero psicanalitico. L'angoscia di frammentazione, in fondo, è il punto da cui tutti sono partiti. Benedetti la legge in una maniera fenomenologica, cioè centrandola sulla non esistenza, cioè il paradosso, il limite paradossale dell'essere nel non essere. Cioè, e qui lui lo deve anche all'incontro con Jaspers, che appunto teneva delle lezioni a Basilea, una serie di lezioni proprio quando lui era, quando insomma, Benedetti era a Basilea.
L'altro pensiero, l'altro punto chiave, è l'identificazione del terapeuta con il paziente come primo movimento ricostruttivo di una identità assente. Questo è fondamentale. Per Benedetti non c'è una psicanalisi inizialmente impensabile per pensare che il paziente possa, diciamo così, lavorare psicoanaliticamente, perché non c'è un io, perché l'io è assente, quindi non c'è meccanismi di difesa, bisogna costruirle le difese, non interpretarle, quindi è rivoluzionato il modello psicanalitico. E all'inizio, in che cosa quindi è analitica la terapia delle psicosi? La terapia analitica è psicosi analitica nella misura in cui il terapeuta analizza se stesso nell'incontro con il paziente. E analizzando se stesso nell'incontro col paziente, ecco che inizia a scoprire, cioè, insomma, faticosamente mette in atto il processo di identificazione con il paziente. E questo è il primo punto per iniziare la ricostruzione dell'identità, e che non è semplice, perché identificarsi con un paziente dalla mente frammentata è facile a dirsi, ma poi ci sono tante resistenze, naturalmente, perché attiva in noi terapeuti un'angoscia di frammentazione, la quale è un'angoscia, è, diciamo, un segnale per allontanarci dalle situazioni in cui ci frammentiamo. Questo avviene, è un meccanismo proprio fisiologico di difesa universale, che il terapeuta della psicosi in un certo senso sfida, e da qui ci vuole una preparazione molto accurata, no? Ma qui adesso andrei un po' per le lunghe, ma ne parlerà. Poi c'è anche l'altro punto fondamentale, la positivizzazione terapeutica, di cui no, adesso non la sto a sviluppare perché ne parleranno i miei colleghi. Mi togliete l'audio a qualcuno che ce l'ha? Perché sento un rimbombo sotto. Ho detto al webmaster di toglierlo a tutti l'audio, quindi dovrebbe averlo tolto a tutti, spero. Ok, adesso va bene. Dunque, adesso io vengo ai punti che abbiamo insieme sviluppato. E io li riassumo in 5 punti, a cui poi ne aggiungerei un sesto, che ovviamente credo che non posso sviluppare qui in un quarto d'ora di tempo, ma alcuni verranno trattati, come vedrete, nel corso dei seminari che terremo qui alla Redancia, e veramente continuo a ringraziare il professor Giovanni Giusto che ci dà questa opportunità, che non è da poco in questi tempi, no? Fare uno sforzo organizzativo nell'emergenza in cui ci troviamo, nella situazione veramente drammatica in cui ci troviamo, avere la creatività e la forza di organizzare eventi di questo tipo è veramente un grandissimo merito. E va bene, quindi alcune cose le tratterò molto rapidamente, perché ne riparlerò. Una di queste è il disegno speculare progressivo terapeutico, che però è centrale perché da qui, dalla riflessione sul disegno speculare progressivo terapeutico, poi abbiamo cominciato a elaborare dei concetti insieme che sono fondamentalmente quello del soggetto transizionale, quello della scissione se separato, se simbiotico, quello del sogno come meccanismo di adattamento all'ambiente, quindi sogno e dell'evoluzione alla specie. Da qui sono poi dipartiti altri due filoni tuttora attivi, ma che poi si sono sviluppati particolarmente con tutto il gruppo con cui collaboriamo. Uno è la terapia amniotica, che abbiamo portato avanti inizialmente per una decina d'anni insieme con Simone Donnari, e poi con tutto il gruppo dell'Università di Perugia, quindi non posso citarli tutti, però Livia Buratta, la professoressa Mazzeschi, e
Lorenzo Tosti, Silvia Findanno, Alessandra Rombi e poi tutta la prospettiva neurofisiologica. L'audio, sì. Sento un audio. Tutta la prospettiva neurofisiologica diciamo, le basi anche neurofisiologiche del nostro approccio terapeutico, che è un lavoro che sviluppiamo, ora non entro proprio nei nomi, ma vado per gruppi, cioè il gruppo dell'Università di Perugia, diretto dalla professoressa Mazzeschi, il gruppo dell'Università di Parma, diretto dal professor Gallese, il gruppo di Roma, del Dipartimento di Salute Mentale di Roma, diretto fino a poco fa dal dottor Andrea Narracci, e poi il gruppo delle comunità terapeutiche, la Redancia, appunto, diretto dal professor Giusto. Questo è un po' il quadro complessivo e brevemente vi parlo del disegno speculare progressivo per dirvi che è un metodo vicino allo Squiggle Game di Winnicott, è un metodo che poi noi non conoscevamo all'epoca e ci sono grandi similitudini perché appunto era fatto una decina d'anni prima da Winnicott, ma ci sono similitudini perché Winnicott rispondeva sullo stesso foglio del paziente, cioè rispondeva al disegno del paziente, mentre il paziente rispondeva al suo disegno. Questa è la similitudine, perché noi facciamo questo nel disegno speculare progressivo terapeutico, cioè ci diamo delle risposte grafiche, parliamo graficamente. La differenza è che Winnicott rispondeva sullo stesso foglio del paziente e viceversa anche il paziente rispondeva sul disegno che faceva Winnicott. La cosa che noi facevamo, ecco, anche questo mi fa pensare che era un pensiero collettivo, cioè che è un pensiero. Cioè, insomma, avevamo avuto un'idea, la stessa idea senza che io lo conoscessi, senza saperne nulla di questo, era un'idea, veramente simile, con una variante, cioè nel mio caso c'era questa variante, in cui, il disegno avviene non sul foglio del paziente, cioè la risposta del terapeuta avviene su un foglio di carta trasparente e poi la risposta del paziente avviene sul mio foglio di carta trasparente e così via. E in questo modo nascono delle storie, delle narrazioni, cioè si ha una progressione e capite che la storia, la narrazione ha un significato molto importante e soprattutto perché in queste storie, in queste narrazioni emergono dei soggetti. Questi soggetti sono dopo poco il sé del paziente, il sé del terapeuta. E a un certo punto abbiamo cominciato a vedere che Benedetti aveva una costante, facevamo almeno 3 ore alla settimana in cui rivedevamo tutti i disegni che avevo fatto durante la settimana con i pazienti, quindi li abbiamo veramente osservati al microscopio analitico. E allora che abbiamo notato? Che oltre al sé del paziente, al sé del terapeuta, c'erano dei soggetti misti, cioè c'erano figure che erano fa fatte da parte del paziente e da parte del terapeuta. Questo si è agganciato, il fatto di vedere queste figure si è agganciato a un'osservazione che Benedetti aveva già fatto negli anni Ottanta e era arrivato a pensare che, sempre guardando dei disegni di una paziente, però erano disegni così che lei disegnava dei quadri, dei dipinti che Benedetti commentava, e in cui era arrivato a pensare che il terapeuta è come un oggetto transizionale della paziente. Ora, il vedere questi soggetti invece nel disegno speculare progressivo muoversi, vivere, trasformarsi, cioè entrare in una storia, fare delle azioni, diciamo, gli ha suggerito il termine di soggetto transizionale. E qui,
Questa capacità di Benedetti di dare nomi a fenomeni che vedeva era straordinaria, perché se voi pensate, soggetto transizionale ha solamente aggiunto una S all'oggetto transizionale, ma così facendo l'ha reso un soggetto. E questo ha un peso, cioè perché un soggetto disegnato, immaginato, fantasticato nelle reverie ha una esistenza, cioè essere un soggetto significa essere un esistente. Anche qui c'è un aggancio un aggancio, cioè diciamo una collaborazione in questa cattedrale sta chi lavora lì vicino, chi lavora sotto, insomma, o vicino al soggetto transizionale, c'è tutta la teoria delle relazioni oggettuali che viene, è come dire, pensata attraverso la Klein. Cioè un pensiero che attraversa la Klein, un bellissimo pensiero, cioè che in fondo la nostra mente è fatta sì, non solo delle varie fonti, delle pulsioni, insomma, tutto il mondo pulsionale che si sviluppa piano piano, ma ci sono proprio delle relazioni presenti, c'è cioè la rappresentazione del sé, c'è cioè la rappresentazione dell'altro e c'è la rappresentazione della relazione tra sé e l'altro. Questa è una grande novità che introduce la Klein e che poi sarà sviluppata. Tantissimi hanno lavorato su questo modello delle relazioni oggettuali fino a Kernberg, no? Tanti. Però, diciamo, il piccolo tassello, il piccolo muretto, il piccolo elemento che ha aggiunto Benedetti con questa S è dire la relazione è un esistente, cioè è un soggetto che esiste. Cioè, dare cioè, alla relazione la dignità di essere che c'è. E qui questo è dovuto anche alla sua formazione fenomenologica. Cioè, la relazione è un essere, molto simile qui al concetto di, per esempio, Martin Buber, no? L'io tu. Esattamente, di fatto è la stessa cosa, cioè, solo che è applicato alla psicanalisi. Cioè, esiste un io tu. E questo, diciamo, ovviamente ci sono, diciamo, in questa ideale cattedrale persone che stanno lavorando a fianco in maniera molto simile. Una di queste è Coate, no? L'oggetto sé di Coate, in fondo è un concetto molto, molto vicino, ma vicinissimo, compare qualche anno dopo, ma cioè 4-5 anni dopo, ma è comunque indipendentemente. E questo è anche molto interessante, è il concetto di terzo intersoggettivo analitico di Ogden, per il quale anche è un soggetto, la relazione è un soggetto. Ma ora vi vorrei citare dunque lo devo cercare, proprio una citazione, sarà l'unica che vi leggo. Ed è, vediamo se la trovo, esatto, questa qui è una citazione che risale al 1989 e che ha scritto Benedetti insieme con me, ed è, diciamo così, la prima citazione sul soggetto transizionale, la prima volta che parliamo di soggetto transizionale. Con il termine di soggetto transizionale comprendiamo un soggetto fantasmatico che ha i tratti del paziente e del terapeuta e che origina nel corso della psicoterapia dall'identificazione e dalla controidentificazione, dal transfer e dal controtransfer. Mi dispiace, non so come potrei farvi vedere l'immagine, ve la farò vedere al termine, ma ho proprio un'immagine qui davanti a me che è collegata a questo termine. Ma che cos'è allora il soggetto transizionale sulla base di questa immagine. Allora,
Intanto è un soggetto fantasmatico. Che significa? Che cos'è un soggetto fantasmatico? È un soggetto, diciamo, virtuale, potremmo dirlo così, un soggetto della fantasia, che ha i tratti del paziente e del terapeuta, cioè è fatto da pa parti del paziente e parti del terapeuta, proprio come dice Ogden del terzo analitico, no? Paziente e terapeuta insieme, questo terzo. E da dove origina? In questa frase ci sono le radici. Da chi origina questo soggetto fantasmatico fatto da parte del paziente e del terapeuta? Le sue origini sono nel corso della psicoterapia, cioè durante la psicoterapia, da dei movimenti. E i movimenti sono di identificazione e controidentificazione, transfert e controtransfert. Che cos'è? Cosa si intende per identificazione, controidentificazione, transfert e controtransfert? Ve lo direi adesso nei termini della neurofisiologia attuale, perché tenete conto che questo personaggio, diciamo, inquietante, perché il soggetto transizionale è comunque un personaggio inquietante, perché significa che dentro di noi, adesso dentro di noi terapeuti, che diciamo, incontriamo una persona che ha una mente frammentata, che ha cioè un'angoscia, una delle angosce più grandi che l'essere umano possa sperimentare. Più angosciante del Covid in fase terminale, più angosciante del tumore in fase terminale, più angosciante è come, c'era una frase che diceva Benedetti, ma il paziente psicotico è come una persona che dietro ogni angolo ha qualcuno che sta per ucciderlo. Cioè è difficile, no, identificarsi con un vissuto così, cioè una persona che costantemente esce da una stanza e va in pezzi, non si ritrova più, cioè perdere l'identità è l'angoscia fondamentale, originaria dell'essere umano. E allora identificare, cioè che esista o che si formi all'interno di una relazione terapeutica, nel corso di una psicoterapia, il fatto che si crei un soggetto dentro di noi terapeuti, è altamente inquietante ed è proprio un Heimlich, è perturbante, cioè è spaesante. E questo bisogna tenerne conto perché chiaramente lo manteniamo incosciente, cioè ovvero questo è un fenomeno ubiquitario, cioè proprio la neurofisiologia ci mostra che questi processi di identificazione reciproca sono dei processi ubiquitari, cioè li viviamo tutti, tutti fanno parte tutti delle nostre relazioni interpersonali, ma sono a un livello inconscio, diciamo, i neurofisiologi dicono subliminale, perché qualcosa li tiene subliminali, cioè comunque ora sono inconsci. E nella coscienza invece noi ci sentiamo diversi dal paziente. Io e il paziente sono diverso da lui, insomma, io sono diverso da chiunque altro, io sono solo me. Ma nell'inconscio invece noi ci identifichiamo con tutto ciò che ci circonda, tutte le persone che ci circondano. E questo l'aveva perfettamente compreso Matte Blanco, che è uno psicanalista cileno che poi ha vissuto a Roma per molto tempo, il quale 10 anni prima ancora di Stern aveva definito, pensava che la coscienza, noi nella coscienza, toglietemi l'audio, nella coscienza il sé e l'altro sono diversi, ma nell'inconscio il sé e l'altro sono uniti. Ecco, questa diciamo, aveva avuto un'intuizione precisa su come è il funzionamento attuale della nostra mente. Però non c'è soltanto l'identificazione reciproca, ma c'è anche una differenziazione. E questo sarà poi un qualcosa che noi abbiamo aggiunto qualche anno dopo, 5 anni dopo,
questa prima definizione del soggetto transizionale, quando abbiamo parlato della scissione tra stati della mente simbiotico e separato. Sinteticamente, non c'è solo l'identificazione reciproca nel soggetto transizionale, come avevamo descritto all'inizio, ma c'è anche processi di differenziazione. E quindi oggi io direi che origina nella terapia il soggetto transizionale da, sì, l'identificazione reciproca, praticamente oggi diremmo dal sistema dei neuroni specchio, e anche però dalla differenziazione reciproca, il che a livello neurofisiologico apre un grande problema perché come si inibisce il sistema specchio è oggetto di ricerca. Tra l'altro di ricerche che stiamo proprio conducendo in questo momento preciso, ancora in questo momento no, ma insomma ora siamo fermi nella ricerca, ma stiamo proprio studiando questo aspetto, cioè che cosa differenzia a livello anche neurofisiologico se dell'altro. Però accanto a questi processi, il soggetto transizionale origina anche, quindi non solo dall'identificazione reciproca, non solo dalla differenziazione, come abbiamo aggiunto qualche anno dopo, ma anche origina dal transfer e dal controtransfer. E questo è un punto molto importante, cioè questo vuol dire che, ve lo dico adesso e poi ve lo commento, vuol dire che il soggetto transizionale non è solo un soggetto fantasmatico e virtuale, cioè non è solo il frutto di una fantasia, è una fantasia incarnata, cioè è un soggetto che è virtuale e corporeo nello stesso tempo. Perché? Perché il transfer e il controtransfer originano dal corpo, cioè praticamente è molto pulsionale il soggetto transizionale, cioè ha pulsioni di vita e di morte no, ma insomma aggressive, come tutti gli istinti, quindi è proprio radicato nel nostro corpo. Ed è anche qui la sua transizionalità, è una transizionalità non solo tra il sé e l'altro, ma è anche una transizionalità intrapsichica, cioè l'elemento incorporeo virtuale della fantasia e l'elemento corporeo delle origini delle fantasie, che sapete sono proprio radicate nel nostro corpo erotico. O nel nostro corpo aggressivo. Quindi è questo un punto, una specificità, diciamo così, di quel nostro pezzo di costruzione, è che noi eravamo, come dire, io tuttora, lo sono, diciamo, pur nella intersoggettività, estrema, no, del concetto del soggetto transizionale, è proprio. È proprio diciamo così, è un'espressione proprio dell'intersoggettività, è l'intersoggettivo, è l'essere intersoggettivo per eccellenza, però Benedetti non ha mai rinunciato alla teoria delle pulsioni e non ha mai rinunciato nemmeno alla teoria della pulsione distruttiva. È uno di quegli analisti che credevano nella pulsione aggressiva, accanto alla pulsione erotica, ovviamente. Oh, un altro aspetto importante è che a un certo punto il soggetto transizionale che emerge insomma dall'arte, come avete capito, da opere artistiche, dall'osservazione di opere artistiche, del disegno speculare progressivo, poi però Benedetti, qui è stata la sua riflessione, l'ha estesa anche a altri fenomeni, cioè per esempio l'allucinazione. Al delirio, ai sogni, alle fantasie dell'analista, cioè, e in questo appunto c'è una grandissima vicinanza a tutto il concetto proprio di Ogden, cioè che per cui la situazione analitica, dice Ogden, è composta da tre soggetti che conversano inconsciamente tra loro. Vedete, i tre soggetti sono il terapeuta, l'analista e la loro unione analista-paziente. E in fondo è la stessa cosa che dice Benedetti, qui vi dico anche la citazione, la seconda. Dunque, è il terzo soggetto accanto al paziente e all'analista che agisce talora indipendentemente dal terapeuta e dal paziente. E vedete qui
quanto poi è quanto è denso di conseguenze questo fatto, no? C'è un terzo soggetto, già abbiamo detto che è piuttosto inquietante avere un terzo soggetto, cioè avere dentro di noi terapeuti un soggetto che siamo noi e la frammentazione del paziente, il paziente frammentato. E il fatto che poi agisca indipendentemente dal terapeuta e dall'analista e dal paziente cioè, è ancora, cioè, c'è un'attività autonoma. Ma e questo però dopo una fase di spaesamento si comprende che in realtà questa intenzionalità inconscia del soggetto l'intenzionalità inconscia di questo soggetto è profondamente terapeutica, perché il prezzo dell'identificazione parziale del terapeuta con il dolore del paziente, cioè, diciamo, non tanto il prezzo, diciamo, il vantaggio di questo, noi acquistiamo a un prezzo abbastanza alto, identificandoci con le catastrofi interiori dell'altro, parzialmente con le catastrofi interiori dell'altro, però acquistiamo una cosa estremamente importante, che anche il paziente interiorizza un soggetto transizionale, e quindi questo soggetto transizionale interiorizzato nel paziente è il terapeuta nel paziente. Cioè, qui praticamente il concetto è che il terapeuta non è né il paziente né l'analista, cioè il terapeuta è la loro unione, sì, il vero terapeuta è la loro unione. E poiché il paziente, che si identifica anche con il terapeuta, ritrova questo soggetto transizionale dentro di lui, comincia ad avere dentro di sé anche il terapeuta, cioè se stesso con il terapeuta. E questo è a volte, insomma, è risolutivo. In tanti passaggi della terapia è risolutivo. Voglio dirvi una cosa qui e concludo, perché vedo che ho finito il mio tempo. E faccio riferimento a un altro pezzetto di cattedrale con cui io ho un legame affettivo molto profondo, pur non conoscendolo personalmente, però l'ho conosciuto da quel libro bellissimo e dagli scritti successivi di Harold Serres, che i transfer si stabiliscono anche attraverso i libri. E questo autore ha detto una cosa bellissima, cioè ha detto: ma io non so come spiegarmi il fatto, per me è misterioso, non so dargli una spiegazione, però io vedo che i pazienti psicotici ricostruiscono la loro identità fuori di loro, cioè le ricostruiscono, lui diceva, dentro il terapeuta, cioè si crea l'identità dentro di me. Lui descriveva la sua esperienza: vedo che il terapeuta si sta, il paziente sta ricostruendo la sua identità dentro di sé, cioè, oppure anche dentro un ambiente terapeutico, anche dentro una comunità terapeutica, anche all'interno di un gruppo che pensa al paziente, che è in contatto con il paziente. E questo è un pensiero, direi, che lui definisce mistico. Lui dice: non era tutt'altro che una persona mistica, Serres, però dice: io un fenomeno così non so spiegarmelo, mi sembra un fenomeno mistico, non me lo so spiegare, ma lo vedo e lo osservo e lo comprendo. Ecco, questo forse sarà il tema di un futuro incontro. La comprensione: oggi questo fenomeno non sembra più mistico, oggi, diciamo, è un fenomeno che ha le sue ba basi corporee, non solo radicate nella nostra pulsionalità, ma radicate anche proprio nella nostra sensorialità e nel modo con cui noi percepiamo il mondo e il mondo percepisce noi.